L'importante è dare un esempio, stimolare e far credere che sono situazioni o che sono diciamo, obiettivi che si possono raggiungere. Ecco, le donne devono aver fiducia di se stesse e pensare che questo con un po' di impegno questo obiettivo si può raggiungere. Qual è stato il suo impegno politico prima di diventare sindaco di Sollana? Allora, io ho una lunga carriera e starei da rottamare come va di moda oggi, perché ho cominciato nel 1985 facendo l'assessore. Sono stata eletta nel comune di Castel di Lama e appena eletta, avendo avuto un discreto successo, mi hanno assegnato questo ruolo. Dopodiché, dopo aver lavorato al comune di Castel di Lama come assessore per due mandati ai servizi sociali, ho ricoperto anche il ruolo di capogruppo e poi l'esperienza provinciale, dove ho avuto la delega come assessore provinciale alle pari opportunità, al personale, alla pace e alla mondialità, una splendida delega che ho ricoperto per 5 anni. Poi questa esperienza da sindaco. Questa esperienza maturata alle pari opportunità, come si è tradotta poi la sensibilità di essere sindaco? Beh, sicuramente è un'esperienza che mi ha arricchito moltissimo e naturalmente mi ha anche, come si dice, condizionato successivamente nelle scelte delle liste, però purtroppo devo registrare che nel mio consiglio comunale sono presenti oltre me altre 2 donne, quindi nonostante l'impegno nella candidatura non c'è poi purtroppo a volte il risultato nell'elezione, è lì che bisogna ancora lavorare. Lei, oltre ad essere donna di politica, anche medico. Sì. Si parla e si taglia tanto, sì, sulla sanità. Purtroppo. Qual è il suo parere a proposito? Beh, io sono convinta che ci sia bisogno di una razionalizzazione e quindi c'è bisogno di organizzare la sanità in maniera diversa di come abbiamo organizzato in questi anni. Si tagliano però posti letto, si accorpano reparti e questo naturalmente crea qualche disservizio. Il progetto al quale il Piceno sta lavorando in regione, ma non solo, è quello di un ospedale unico di Vallata. Noi ci auguriamo che questo progetto non vada tanto per le lunghe e la razionalizzazione possa portare a un miglioramento delle opportunità che i cittadini possono avere, cioè migliori reparti, nuove specialità rispetto a quelle che oggi sono presenti negli 2 nosocomi di San Benedetto e di Ascoli, una maggiore efficienza, ce l'auguriamo, che può essere solo fatta attraverso un ospedale unico, perché oggi con l'area vasta si è cercato di accorpare i 2 ospedali, sicuramente è già un passo avanti, ma le 2 strutture divise sicuramente creano ancora qualche difficoltà. 30 secondi per fare un augurio, il migliore augurio ai suoi cittadini. Allora, ai miei cittadini faccio un grande augurio di Buon Natale e di un felicissimo anno nuovo, perché siamo vicini a questo 2013 e voglio ringraziarli per quello che hanno fatto e soprattutto raccomandare loro di non abbandonare questo spirito che l'hanno sempre che animato i cittadini di Castel di Lama, uno spirito di un grande volontà di partecipare, di dare, tant'è che a Castel di Lama ci sono tantissime associazioni di volontariato, quindi di dedicarsi agli altri, all'associazionismo e di mantenere l'impegno che hanno sempre dimostrato in questi anni. Bene, sindaco, noi la ringraziamo. Grazie a voi e tanti auguri. E mettiamo saluti a tutti i suoi concittadini. Grazie, grazie infinite, auguri anche a voi. E mentre il sindaco Patrizio Sinti saluta, ha rotto anche la scherza, ma noi non siamo scherzati. Si avvicina qui una bella signora bionda, Elvira Caravanzi. In qualità di coordinatrice didattica del suo sportivo. Sì. Bene. Elvira, siamo in 2. Siete in 2. Quindi io sono la prima, poi per la mia collega. Che la... Bene, allora parlami del suo spontino, faccio due interrogazioni in esame. Allora, il nostro istituto è l'istituto musicale per eccellenza della nostra città. Dove sono cresciute le persone del calibro di? Sì, sì, del calibro di, ma il più famoso è Giovanni Allevi, ovviamente, ha studiato da noi fino al conseguimento del diploma di pianoforte.
parte, perché noi siamo una scuola privata, quindi magari in giornale si è scritto che si è diplomato a, però ha studiato per tutto il percorso didattico di pianoforte della nostra città. Il suo papà poi è stato nostro prima collega, poi è stato il nostro direttore fino a 2 anni fa, e poi siamo subentrate io e la collega. Quindi, ma ci sono tanti altri che, cioè ragazzi che hanno studiato da noi, che poi si sono diplomati, che sono diventati insegnanti, perché la maggior parte degli insegnanti di musica di Ascoli, che insegnano nelle scuole medie, che insegnano qui da noi, sono passati nell'Istituto Musicale Spontini, poi altri hanno, sono emigrati diciamo fuori, suonano nelle orchestre, fuori Ascoli insomma. Bene, parliamo un po' dell'Istituto Spontini, quando è nato? È nato nel 1957, siamo figli dell'Associazione Filarmonica Ascolana, che ancora vive, diciamo. Siamo figli perché loro hanno pensato di creare un istituto musicale per la città. Quindi abbiamo avuto l'autorizzazione ministeriale nel 1957 e poi abbiamo avuto anche la presa d'atto ministeriale nell'83, che è una cosa. La presa d'atto ministeriale, cioè il ministero ci ha mandato una professoressa, la professoressa Lupo, che ha fatto una sorta di, come posso dire, ha visto i nostri programmi, l'ispezione. Sì, l'ispezione ha fatto. Già ecco il nome, professoressa Lupo. Era una professoressa molto simpatica, però è stato molto diligente, molto visto tutto, i programmi, le cose, e ci ha dato questa autorizzazione, cioè ci ha permesso di avere questa autorizzazione, insomma, cioè questa presa d'atto che era importante, cioè il ministero sapeva che noi eravamo come istituto musicale, avevamo i programmi idonei a insomma, formare dei ragazzi nella migliore modo. Quanti ragazzi passano ogni anno? Insomma abbastanza, adesso ne abbiamo, perché abbiamo anche un corso per stranieri, per alunni stranieri coreani, quindi ne abbiamo quasi 200 fra italiani e stranieri che frequentano il nostro istituto. E poi la gioia più bella di avere a che fare con ragazzi che studiano musica? Beh, formarli è bellissimo, vivere con loro tutto il percorso, cominciando proprio dalla base, io insegno pianoforte, quindi proprio dai martelletti, come si vuol dire, a far eseguire loro dei brani famosi, quindi con loro seguire tutto questo percorso bellissimo, posso dire. Il mio è un lavoro meraviglioso. Una domanda un po' che esula dal senso di intervista: il miglior pianista italiano e il miglior pianista al mondo? Italiano di classica? Sì. Per me italiano è Maurizio Collini, in questo momento. Lei dice in assoluto? Sì. Attualmente Maurizio Collini, non so, in assoluto a me piace, però è morto Arthur Rubinstein. Bene, mi faccia un augurio di cuore a tutti gli alunni del suo Spontini per questo Natale e per l'anno in arrivo. Beh, che pensino non solo ai regali e a tutto quello che concerne il Natale oggigiorno, ma insomma che pensino anche un pochino a studiare, si ricordino di aprire questo pianoforte. Io vi saluto dicendo pensate anche a me, non solo ai dolci. Diamo spazio quindi sì, alla mia collega. Sicuramente lei non conosce perché non ha a che fare nulla con no, praticamente viviamo in simbiosi. Bene, auguri a tutti. Grazie a lei. E appunto, come già vi ho annunciato, abbiamo un ospite numero 42 e abbiamo appunto una collega dello Spontini. Siamo con Maria Fuca. Buongiorno a tutti e ciao. Grazie per questa bellissima opportunità. Grazie a te Maria di esserci con noi. Numero 42. Bene, Maria, non distruggere. Luca, dai una mano alla signora perché sì. Ok, ci siamo. Perfetto. Bene, dunque io ho approfittato degli interventi della sua amica per segnarmi alcune domande da farle. Mi parla del corso, facciamo cioè, tipo all'esame, mi parli nel corso per gli stranieri.
Allora, innanzitutto il corso per allievi stranieri è un corso che da tanti anni si tiene allo Spontini, sono corsi per allievi coreani che vengono qui in Italia a perfezionarsi, perché loro la considerano la patria della musica, del bel canto in particolare, abbiamo tanti allievi che si dedicano allo studio del canto lirico, ma anche che vengono a perfezionarsi per tanti altri strumenti. Questi ragazzi che già sono laureati nella loro terra vengono qui, saranno ospiti del nostro istituto, saranno in tutto e per tutto i nostri allievi a partire da subito dopo le vacanze di Natale, dal 15 gennaio fino al 7 febbraio. Si tengono corsi anche durante il periodo estivo, quindi anche nel mese di luglio, quindi è una bella opportunità per il nostro istituto. Quello che ci tenevo a sottolineare è che lo Spontini, come diceva la mia collega, è un istituto privato perché è un consorzio, però è sostenuto da due enti che sono il Comune e la provincia di Ascoli Piceno. Nel 2010 abbiamo ottenuto anche la convenzione con il Conservatorio Rossini di Pesaro, che permette ai nostri allievi di avere finalmente, dopo oltre 50 anni più di storia, di avere appunto gli esami riconosciuti nel nostro istituto, ed è stato un grosso risultato per i nostri allievi. Come si rapportano i ragazzi italiani con i ragazzi coreani? Beh, c'è anche una bella, diciamo, un momento anche di scambio, no? Di vivere questa realtà così diversa, perché loro vengono da un paese molto lontano per tradizioni, per cultura, però ecco, c'è in loro un desiderio enorme di conoscere la nostra cultura, la nostra musica, di approfondire, e c'è anche questo scambio osmotico che è di grande interesse, di grande crescita per i nostri allievi. Ci sono delle collaborazioni, delle sinergie con altre scuole pascolane? Allora, noi abbiamo quest'anno iniziato, anche l'anno scorso a dire la verità, degli incontri, ci siamo un po' aperti a tutte le realtà musicali, quindi in particolar modo le scuole medie in indirizzo musicale, che rappresentano un po' il filo di unione, il trade union tra il nostro istituto e la realtà, diciamo, scolastica. Quindi siamo stati in tutti gli istituti, abbiamo invitato i loro allievi nel nostro istituto, che adesso recentemente è stato ritornato nella sua sede storica, che è Palazzo Pacifici, in pieno centro, a fianco proprio al Teatro Ventidio Basso, una sede meravigliosa che veramente dà molto prestigio al nostro istituto. E poi abbiamo anche iniziato una collaborazione con il coro Ventidio Basso, per cui molti coristi partecipano nel nostro istituto, frequentano il nostro istituto con un corso specifico, particolare, e ci sta dando veramente grosse soddisfazioni. Infatti durante le manifestazioni, ecco, per il periodo di Natale, vorremmo invitare un po' la cittadinanza scolana. Domani abbiamo questa grossa opportunità, i nostri allievi si esibiranno al Palazzo dei Capitani, nella Sala dei Savi, e alle ore 11, mentre alle ore 18 al Circolo Cittadino ci sarà proprio un concerto con gli allievi dell'associazione Coro Ventidio Basso, insieme alla loro insegnante Daniela Schillaci, che terranno un concerto di Natale con delle bellissime arie liriche, insomma, cantate da loro. Quindi ecco, siamo veramente aperti a tutte queste iniziative, perché lo Spontini deve rimanere il fulcro dell'attività musicale accademica della città di Ascoli. 30 secondi per darmi un piccolo escursus su quelle che saranno le attività nel 2013. Ecco, nel 2013 noi abbiamo, ripeto, questa collaborazione che continua e si consolida con il Conservatorio Rossini, il direttore che è stato presente agli esami sia nella sessione estiva che nella sessione autunnale si è complimentato per il livello raggiunto dai nostri allievi. Avremo appunto questi corsi con i coreani, avremo anche collaborazioni con le altre scuole a indirizzo musicale, quindi siamo in piena attività. Quindi bene, l'augurio è di continuare così. Grazie a voi. Grazie a lei, Casa Modena, per quello che fate per la musica. Grazie, auguri a tutti. Bene, rimaniamo sempre in ambito musicale con il nostro amico. Salve. Salve, salve Luigi. Ciao. Sei l'intervista numero 43, è un onore. Non so perché. Ciao, come stai? Tutto bene. Tutto bene. Dove passerai questo Natale? Questo Natale a casa, in famiglia, con mia moglie che aspetta il nostro terzo figlio o figlia. Terzo, ancora non si sa quanti era. No, si sa se è una femminuccia. Qual è il nome di? Di Eva. Eva. Eva Maria. Mentre i primi due? Cristian e Manuel. Ma quanti ne saluto? Ne
85 ti danno da fare. Sì. Grazie alla musica anche che ti porti. Ah no, ok, io pensavo che in fase di concepimento. No, anche. Quindi se volete concepire, suonate con me. Allora, Luigi Corcia, noto a tutti come... Musicista di organetto. Organetto. Suonatore di organetto. Bene. Strumento popolare. E come mai un giovane si avvicina a diventare fantasy? Come sei avvicinato all'organetto? Mi avvicino grazie a mio padre che è un amante della musica popolare, di questo particolare strumento. E fin da piccolo ho iniziato a suonarlo e mi sono appassionato sempre di più. Poi quando sono cresciuto, diciamo così, con l'avanzare degli anni ho scoperto che è uno strumento fantastico, che è immediato, mi può suonare ovunque, quindi aggrega e comunque sia, ha tutta una storia dietro legata alla musica folk e popolare nelle nostre tradizioni, soprattutto qui nel Piceno. Quanti ne sono qui ad Ascoli che con te suonano organetto? Ci sono diversi, tantissimi questo organetto, strumento che possono suonare tutti, a qualsiasi età, in qualsiasi luogo, quindi abbraccia un pubblico di amanti molto vasto, ecco. E penso che ce ne siano parecchi, parecchi. Ti è mai capitato di suonare in spiaggia l'organetto? Sì, come no, in spiaggia, sì, in con un falò. Col falò no, però in spiaggia con tanti amici. Io ho un'occasione, poi il musicista è come qualsiasi musicista che non ha bisogno di corrente elettrica, è richiesto in qualsiasi comitiva, sì, perché poi l'amico ti chiama e dice facciamo una festa, portati l'organetto, portati la chitarra, quindi è una missione un po' che uno si porta dietro, no? Suonando questo strumento. E quante serate fai l'anno? Le serate io prima le facevo tantissime perché diciamo bisogno anche mio di farmi sentire, di farmi ascoltare, eccetera. Poi con l'andare della mia vita sia sociale, familiare, insomma, ho deciso di racchiudermi uno spazio mio che mi permette di farmi sentire al pubblico, però allo stesso tempo di rimanere con i miei crescere figli, insomma, ecco, di avere una vita regolare. Quindi il numero preciso non è perché sei musicista, magari sei andato in giro eccetera, facciamo una vita molto regolare, quindi il numero non lo so preciso, però insomma ecco, nel limite di 30-35 esibizioni l'anno, così che mi danno la carica per andare avanti. E quindi già stanno mostrando interesse per questa cosa? Ah, interesse allo strumento vero no, però interesse al mondo della musica, della cultura, dell'arte, penso di sì, qualcosa si sta vedendo adesso. In che modo? Il mio figlio Cristian che è amante del canto, della recitazione, quindi bene. Qualcosa dell'arte c'è. Noi siamo d'arte e siamo a 100 km da Castelfidardo, un po' alla parte italiana. Sì. Dove fanno anche una fisarmonica? Sì, fanno anche della Rassegna. Infatti il mio sogno sarebbe quello di organizzare veramente un vero festival della musica popolare qui ad Ascoli. Beh, questa potrebbe essere un'occasione per lanciare un messaggio. Sì, lancio un messaggio anche agli amministratori che ci sto pensando un po' da tempo, se voglio organizzare un vero festival di musica popolare. Beh, anche Radio Ascoli e Radio Trieste sì, possono dare una grande mano. Sicuramente, anche perché su Radio Ascoli io ho fatto un programma che si chiama Tradizione e che ovviamente adesso ha un periodo di pausa, ma che riprenderà appena possibile, dove si parla proprio di musica popolare. E chi è il tuo regista? L'amico Luca Gabrielli. Che in questo momento è su Facebook. Ah sì, va bene. Quindi ecco, con il discorso della musica popolare cerco di far conoscere anche il giovane, che è molto importante il discorso della musica popolare, perché ci ricorda un po' anche le tradizioni che non dobbiamo mai ascoltare e che ci possono aiutare per andare avanti. Bene, allora un augurio per il 2013 a tutto il movimento di musica popolare. A tutti quanti, buona musica e viva l'Olimpia. Grazie Luigi, ciao, grazie mille. Bene, siamo arrivati al numero 44, abbiamo qui un bel giovane, un bel cantone, 44 gatti, eccolo qui, Serafino Nardini, ciao Serafino. Ciao. Serafino lo conosco bene in quanto uno dei fondi amici dell'associazione del Sorgento. Sì. Serafino, parlami, quando nasce allora, l'associazione Dimensione Fumetti, diciamo che da 15 anni fa circa, era diciamo, fondatore chi c'era?
Roberto Fontana, presidente, diciamo, è nata da un'idea di Roberto, che avendo questa grande passione per i fumetti, le anime, tutto quello che riguarda comunque la cultura giapponese, e volendola condividere con altre persone, ha iniziato a distribuire nelle regole della città di Ascoli dei bigliettini, cercando anche appassionati come lui potessero con cui condividere questa passione. Insomma. E voi avete Roberto quanti ne eravate? Poi no, io ancora all'inizio, allora, all'inizio non c'era, è stato molto dopo, cioè, 10 anni fa. Quindi quanti discepoli ha attuato la compagnia Roberto? Ma guarda, all'inizio penso che erano 7-8 persone, si incontravano, non è che c'era una vera e propria sede, un vero e proprio punto di incontro. Si incontravano nelle loro case, quindi per il fondamento, una volta a casa di uno, una volta a casa di un altro, e parlavano dell'ultimo uscite, dei film, insomma, poi ha iniziato con un forum, poi in realtà per farmi capire. Esatto, poi hanno deciso, insomma, con dei appassionati era abbastanza grande, hanno deciso di fare un'associazione, di avere una vera e propria sede, vera e propria punto di incontro, e si sono coordinati, hanno deciso di, insomma, hanno aperto quella che è la sede, l'associazione. Che è situata in? Che è dietro le poste centrali di Ascoli, quindi fare proprio al centro di Ascoli, che è una sede, vabbè, diciamo che insomma, hanno trovato questa sede e adesso, vabbè, l'associazione si è ingrandita, ha iniziato a fare diverse attività. E speriamo che insomma continui ancora a lungo. Sicuramente una delle attività è quella delle trasferte a Lucca. Sì, una delle tante attività è quella del Pullman di Lucca, che ce lo organizziamo ormai da penso 12-13 anni, puntualmente ogni anno, e facciamo questo Pullman per Lucca, che è la più grande manifestazione in Italia che riguarda il mondo del fumetto e i giochi, il mondo ludico, insomma, in generale. Quindi noi da 13 anni facciamo il tour, sicuramente una delle attività che mi dà più attaccati, prendere un po' di capelli che sono rimasti, è quello di realizzare l'Ascoli Games. Parlami di questa manifestazione. Allora, l'Ascoli Games è in pratica una manifestazione che si svolge solitamente tra settembre e fine settembre, a volte abbiamo fatto anche verso la disponibilità dei posti dove fanno, e in pratica la manifestazione raccoglie le diverse associazioni pubbliche di Ascoli, ciò che riguarda giochi, oppure vabbè, l'associazione di Pensione Fumetto che si occupa in particolare di fumetti, così, e in pratica raccoglie tutte queste associazioni e gli offre la possibilità di con degli stand di farsi conoscere a persone, così è un incontro verso le persone in genere, verso chi è interessato, e quindi ci facciamo conoscere così. È organizzata, diciamo, di destra di Peppe, per Matrix Fanatics, e adesso questa dovrebbe essere la quarta, quindi che è stata la quarta edizione, quindi un po' un successo, l'ultima. Dimensione Fumetto, che poi trova anche una declinazione radiofonica. Sì, è un DF Radio, una collaborazione con Radio Incredibile, ormai sono 3 anni, che facciamo questa, diciamo, rubrica tra le varie rubriche di Radio Incredibile, ci siamo anche noi, un team di ragazzi che costantemente, con costanza, tengono compagnia agli ascoltatori. Per chi volesse avvicinarsi all'associazione? Allora, chi vuole avvicinarsi all'associazione può venire a vedere, cioè venire alla sede, noi siamo fondamentalmente la sera, altrimenti può cercare i contatti sul sito www.dimensionefumetto.it. Perfetto, Serafino, noi ti ringraziamo, intanto per Roberto stasera, quindi sì. Grazie a te. Grazie mille, Serafino. Qui si stanno affollando di capelloni, oltre a Serafino, oltre allo speaker, oltre al regista, c'è un altro capellone, una bella chiamata, che conosciamo bene. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Allora, Andrea Soncin, per i 4 tanti che non sapessero, cosa fa la vita? Il calciatore. Il calciatore, per quei 4 tanti che non sanno, per quale squadra? Per la squadra di calcio. Bene. Allora Andrea, facciamo un salto indietro. Te sei di Vigevano? Sì, io sono originario di Vigevano, sono nato e cresciuto lì fino
15-16 anni sono stato lì. Poi mi sono trasferito a Venezia, mi aveva comprato il Venezia, quindi ho fatto 4 anni a Venezia. Dopodiché, finita l'avventura veneziana, ho iniziato a girare, ho girato un po' di squadre, sì. Ci fanno i nomi delle squadre. San Benedettese, anche se fa parte del passato, Fiorentina, Atalanta un paio d'anni, e poi questo è il mio quinto anno ad Ascoli, con una parentesi di un anno a Padova e un anno a Bruxelles. Sì. E come ti trovi ad Ascoli? Hai fatto già la mano? Ma benissimo, dai, dopo 5 anni mi sento ascolano d'adozione, qua mi vogliono tutti bene, io sono integrato perfettamente nella città ed è sempre un piacere e un onore poter indossare la maglia bianconera. Qual è il pregio più grande dei tuoi tifosi? Che sicuramente ci tengono tantissimo alle sorti dell'Ascoli Calcio e a far valere la storia dell'Ascoli Calcio, che è una società gloriosa, con tanti anni di storia, tanti anni di Serie A alle spalle, e sono molto, molto legati. E un piccolo difetto invece? Lo puoi dire. Che nel bene e nel male magari c'è poco equilibrio, però questa è una cosa che nei momenti positivi aiuta tanto, nei momenti negativi ci vuole grossa personalità per affrontare determinate situazioni, però ti danno uno stimolo in più anche in quei momenti ad affrontare meglio le cose. Dunque, come sta andando questa caratteristica? Ma siamo per ora in una posizione tranquilla, abbiamo altalenato nel primo periodo prestazioni molto positive a prestazioni meno, adesso c'è molta più continuità, stiamo trovando un equilibrio sia di risultati che di prestazioni e penso che siamo sulla buona strada. Adesso facciamo un gioco di come viene, qual è il tuo compagno di squadra più simpatico? Mario Scalise. Ma è quello più permaloso? Ce ne sono tanti, sarebbe un elenco lungo. Quello con la compagna più bella? Sono io. Oh, bene, risposta diplomatica. Il migliore, sempre te. No, ci sono sicuramente dei giovani molto interessanti come Zazza, Fossati e Capece che possono avere un futuro importante davanti a loro. E l'allenatore com'è? L'allenatore, per lui parlano i tanti punti che ha fatto da quando è arrivato, ormai è più di un anno che sulla panchina, ha fatto in un anno solare una media da quarto, quinto posto, quindi per lui parla sicuramente quello. E invece il tuo compagno attuale? Secondo me si sta facendo un bel campionato Maurizio Peccarisi, anche se non posso dire di ispirarmi a lui perché è in un ruolo completamente diverso, però sta facendo veramente bene. E oltre all'altro, qual è la squadra che ti dici? Io sono Juventino. Bene, adesso non mi dico il giro. Qual è il tuo compagno di squadra più dotato? Sotto la doccia. Tra me. Bene, un augurio da fare ai tuoi tifosi e ai compagni di squadra. L'augurio che possa essere un Natale felice sotto tutti i punti di vista, magari con dei punti importanti a Terni, una partita che tutti aspettano e che noi cercheremo di tornare da Terni con punti. Bene, Andrea, noi ti ringraziamo, ti facciamo i nostri migliori auguri di buon Natale, di buon anno e buona permanenza ad Ascoli e salutaci da me, visto che ha tanto da raccontare. Grazie a voi. Bene, grazie mille Andrea, passiamo all'intervista numero 46 e continuiamo con un altro giocatore. Ciao Massimo, come stai? Tutto bene, grazie. Allora, siamo con Massimo Loviso. Nato a Bentivoglio, provincia di Bologna.
da 24 come sei finito? Come sono finito? Ho fatto tutte le trafile nel Bologna Calcio e poi mano a mano, passando il tempo, a 28 anni sono venuto ad Ascoli e sono contento di essere qua. Quindi da Bologna rientra anche ad Ascoli? No, sono passato per Bologna, ho giocato a San Benedetto, ho giocato a Livorno, ho giocato a Torino, Lecce, Crotone e quest'anno dopo Crotone sono venuto via. Fatta escursione per Ascoli, che è sempre la risposta più scontata e diplomatica, qual è la città in cui si è trovato molto bene? Sono trovato molto bene a Livorno. A Livorno? Sì. Come mai? Livorno ero ritornato in Serie A, poi l'anno dopo giocando in Serie B ho vinto il campionato, è una piazza molto calda, una piazza che mi ha fatto star bene personalmente a livello anche di gioco, quindi sono contento di essere stato lì. Ecco, una piazza che mi ha dato più emozioni. Ad Ascoli come ti trovi? Ad Ascoli mi sto trovando bene, adesso è un periodo che nell'ultimo mese stiamo facendo anche dei risultati positivi e quindi dobbiamo solo continuare sotto questa strada. Allora, io per par condicio faccio anche a te le stesse domande che ho fatto ad Andrea. Qual è il tuo compagno di squadra più simpatico? Più simpatico... c'è capisci, abbastanza lo stupido, non ho sbagliato. Quello con la compagna più sexy, più bella? Compagna più bella... penso sia Fexy. Andrea ha risposto io. Ah. E quello più dotato? Sotto la doccia? Addirittura. Tra me. Ok, allora due risposte uguali forse confermano la verità. Dunque, come dove vedi quest'Ascoli a maggio? Colonna sinistra o colonna destra? Sicuramente colonna sinistra. Anzi, quanto in alto? Ci possiamo avvicinare nella zona calda, basta voler le cose, basta continuare a fare risultati e sono convinto che si possa fare bene, però dobbiamo sempre dimostrare il campo. Nelle squadre incontrate finora, qual è la squadra che ha dimostrato più cattiveria, più tenacia, più voglia di vincere? Verona. Verona. Invece un tuo avversario che hai stimato, che hai trovato un giocatore? Parli qui della Serie B? Sì, si parla del cambiato in corso. È Alfonso del Verona, lo so. E mentre in Italia qual è la tua squadra di riferimento? Bologna. Bologna? Sì. E come sta andando in Bologna? Beh, dai, dai, sta andando vittoria con Napoli, penso che stia facendo un buon campionato, è passato anche adesso il turno in Coppa Italia, quindi gli auguro il meglio. Sono sempre stato il tipo del Bologna, ho giocato in Serie A e ci vorrei ritornare. Com'è il tuo allenatore? Simpatico. Un pregio e un difetto del tuo allenatore? Un pregio e un difetto? Un pregio che fa stare bene la squadra sotto tanti aspetti, un difetto, no comment. No, ce lo devi dire perché è lontano il tuo allenatore, non può ascoltarci, non ci vede sentinanti. Forse a volte è troppo cocciuto. Troppo cocciuto. Ascolta, invece secondo te dimmi i tre migliori giocatori della storia del calcio. Maradona, Roberto Baggio e Platini. E Platini, bene. Invece il miglior giocatore del Bologna, Budarelli. Eh sì, Budarelli penso sia stata la storia del Bologna. Un bolognese ad Ascoli, come si trova? Mi sto trovando bene, come ti ho detto prima, mi sto trovando bene. Poi nel momento in cui in una squadra c'è un gruppo unito, simpatico e c'è voglia sempre di fare squadra, poi quando si gioca a calcio penso sia la cosa più bella. Nella vita faccio il calciatore e sono veramente contento.